Ti racconto la vicenda grottesca. Adesso sto seguendo una partita, l'assegnazione da Loki Scudetto, però come far la cronaca non si può, vi racconto una bellissima storia, no? Che vi ho già anticipato nei giorni scorsi, prima sotto forma di notizie e poi di racconto personale, no? Allora, c'è questa persona che mi ha chiesto un piacere, cioè prima io inizierò a lavorare. Via mi incontro, è un bel posto dove abita mia madre con la signora che le dà una mano. Chi mi conosce sa che mamma ha l'Alzheimer, no? Non è più come una volta, gli affitti si sono abbassati. Capita questo qua ad agosto, mi piace molto, sì, io quando inizio a lavorare va bene, mia moglie gli fa firmare un precontratto per una certa cifra, no? Scade il 20 dicembre. Lui è dentro, ha pagato sta cifra, gli abbiamo dato le chiavi prima di firmare il precontratto. L'ha firmato, così, siamo fidati, addirittura gli abbiamo dato la chiave del garage per il contattatore, così. Bene, e questo a dicembre, poi dopo, no, ma aspetta un attimo, vedrai che verrai ricompensato, ultima telefonata già. Sì, insomma, ogni tanto, un mese fa, gli avevo detto, no? Allora, 2 venerdì fa, gli dico... Guarda che abbiamo un'offerta molto importante. Siamo orientati a martedì l'incontro decisivo. Martedì scorso l'ho avviso. Quindi lui mi dice: no, ma dammi ancora 24 ore. Gli dico: guarda che noi abbiamo deciso, eh. Il giorno prima gli ho detto: o ci dai un anno d'affitto intero, o se no. No, dammi ancora 24 ore. Le 24 ore ha fatto un gesto da fuori classe. È andato a cambiare le chiavi, no, dell'ingresso. Un fuori classe, un signore, un vero gentleman. Ma poi già diceva, no, no, ma perché l'amicizia su Facebook, io non voglio far sapere i miei interessi. Io avevo chiesto le referenze su come era andata prima, no, no, ma, no, no, ma le referenze, no, no, ma... Poi l'agenzia ha detto, ma ha detto che l'agenzia ha interesse a fare incetta di impianto, robe grottesche, no? Comunque le 24 ore erano, cambio le chiavi. Poi la sera mi ha risposto, mi ha detto, allora la smetti di rompere i coglioni? Oggi è bellissimo, sono andato là, quasi là tutti i giorni, sono andato là. Lui scende, vede che arrivo, si precipita in macchina, arrivo dietro, c'è tutto lo spazio per passare. Mi fa, ma allora cosa fai? Non mi fai passare? Ma lì ne fa, beh, è un fuori classe, un fuori classe, un fuori classe. Piacerebbe dire nome e cognome, ma non importa. Era lì con la sua compagna. Mesi fa all'inizio mi disse, ma c'ho della roba così, sono in combutta con la mia compagna, mi disse, voleva, intendeva dire che mia moglie mi dice di buttarla via, ma lui con una cifra minima ha messo, e adesso, no, ma perché inizia a lavorare, no, ma ha detto dopo quando inizia a lavorare non c'è problema, ma io te l'ho tutto ordinato, rimesso a nuovo, prima faceva schifo, è arrivato lui, san, no? Un fuori classe, fuori classe. Allora... Perché io faccio questo video? Perché il bello dell'Italia e il bello del mondo, guardatemi bene, è questo, che quando uno parcheggia in doppia fila per andare in gelateria, connettersi al wifi perché ha finito tutto, le batterie, ci sono i vigili appostati. La legge d'infrazione, no? Ma quante multe ho preso in vita mia, no? Ma quante? Quando invece c'è quella fattispecie di reato, di comportamento, bisogna usare i piedi di piombo. Ho dei pareri di un personaggio, di una persona, delle forze dell'ordine, ho il parere di un avvocato, ma non è quello. È la morale. Aveva ragione mia madre. Mai fidarsi di nessuno. Sapete come diceva mio padre? E aveva ragione. La ginta in tot canker, aveva ragione. Lexé. Lexé. Dopo ci sono... Poi... Vedete, no, cosa è successo? No? Ci sono quelli che vanno via di sottecchi, no? E ci sono quelli che finiscono indagati. E mi riferisco a due personaggi del calcio, quelli che dicevano: oh, ma se dici così fai disinformazione. I giornalisti più vicini al, non dico alla società, al puntato calcio, non c'è dubbio che sono. Adesso rido io con quei personaggi.
Oh, sono andato a una festa degli sponsor un anno fa, manco ero invitato, eravamo invitati, sono andato al TAM, ha fatto... Ah no, gli dissi, guarda, mi spiace tanto perché non sarò al tuo Brindisi. E mi disse, faremo senza, l'ineffabile, adesso è indagato per concorso in bancarotta fraudolenta. E aveva in mano i giornalisti. Non è un mistero che i giornalisti più vicini al Parma siano, e mi fece due nomi e cognomi. Ah, tu mi riporti una certa storia e puoi dire a chi te l'ha detta, ti autorizzo a dirla a questi. Ah, no, cioè, non a renderla pubblica, ma capì, a suocera perché nuora in te. Boh, che grandi che sono, ci sono grandi truffe, piccole truffe, no? Chi mi conosce come giornalista sa che non ho un buon rapporto con un grande collega, bravissimo, che fa l'opinionista televisivo e parla in maniera colorita. Questo collega disse 10 anni fa, a proposito di chi è indagato oggi per bancarotta fraudolenta, disse a Parma, e adesso lo dico, di impuffatori ne abbiamo già visti abbastanza. Non abbiamo un buon rapporto. Io gli scrivo spesso per manifestargli così la mia grande ammirazione per il suo coraggio. Aveva ragione, un fuoriclasse, aveva capito tutto. Perché se uno per comprare una società telefona alla Gazzetta dello Sport prima di manifestare un interesse, vuol dire che dal calcio vuole solo pubblicità. Ma torno a me, è un grande, un fuoriclasse questo. Cioè, ma ineffabile proprio, no? Ineffabile, così non lo devo ostacolare perché lui ha un progetto, mi ricorda Manenti, è un grande, pensare che l'ho portato con me anche a una cosa sportiva, no? È un grande, un fuoriclasse. Gli mandavo addirittura i miei articoli, no? Mi disse no, ma sono già notizie, io so tutto di questo. Ah, ok, scusa, capisco che... un fuoriclasse. Secondo me deve essersi ispirato in questa vicenda ai passaggi di proprietà del Parma. Magari è un grande avvocato, magari per fortuna che non faccio il nome, se no. Ma no. E vi assicuro, chi mi conosce, mi auguro che gli indagati adesso per il crack del Parmalat escano puliti, non pena sospesa. Mi auguro che l'ironia sia fuori luogo. Mi auguro così, per il bene che io ho voluto, perché mi hanno ostacolato in tutti i modi, per quanto riguarda il mio lavoro, ma non importa, non importa, per me restano amici, mi hanno fatto provare emozioni, le stesse che mi sta facendo provare questo impuffatore che si è impadronito, tra l'altro la chiave del garage per andare a controllare i contatori, magari mi farà cambiare anche quella, resteremo fuori anche da... Ma un fuoriclasse, cioè un virtuoso. Tra l'altro è di multiforme ingegno, no? Perché è un po' idraulico, un po' elettricista, cioè uno è un uomo proprio, infatti è molto innamorato la sua donna, è un grande, veramente. 1,90 tra l'altro. Poi, vabbè, lasciamo stare lì, avrei citato, no? Comunque. Tante belle cose, vi terrò aggiornati, eh? Vi terrò aggiornati.